Ecco, tu Certo. Umberto sei tornato al campionato dell'anno scorso. Con Tomei che c'era, voglio tornare a quello di 2 anni fa. Torniamo un po' indietro, no? Torniamo a 2 anni fa quando era a Teramo. Lì si partì tra tanti squilli di tromba della nuova dirigenza con obiettivi di primato, di poter vincere il torneo. Poi che cosa non andò? Io voglio sentire anche le parole di un giocatore, perché noi abbiamo sentito soprattutto le idee societarie, insomma, che cosa, diciamo, secondo la dirigenza non è andato per il verso giusto. A me piacerebbe sentire anche un calciatore che, tra l'altro, lo voglio ricordare, fu uno dei primi acquisti della nuova dirigenza del Teramo, perché Tomei arrivò dalla Vispesaro, se non ricordo male, verso il 20, il 25 di giugno, cioè proprio era Giusto. fu il primo acquisto del Teramo, vero Matteo? Giusto, giusto. Sì, giustissimo. Ma cosa, tornando a 2 anni fa, allora era nato qualcosa di importante, nel senso che, come hai detto tu giustamente prima, il presidente aveva, diciamo, puntato, che saluto, anzi, saluto veramente tanto il presidente, che aveva puntato, voleva fare un campionato di vertice. Giustamente, come ti ho detto anche prima, le squadre purtroppo bisogna anche costruirle in un determinato modo e bisogna dargli del tempo anche per assimilare un po' tutto quanto e per conoscere, per far sì che i giocatori si conoscono. Quell'anno lì comunque eravamo tanti 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 giocatori, tutti molto molto bravi, tutti nuovi, perché comunque non c'era nessuno dell'anno prima o quantomeno c'erano pochissimi. E quindi sicuramente non c'è, abbiamo avuto difficoltà a trovare un po' quell'identità, a trovare quel modo di quella simbiosi, no? Quella magia che magari deve nascere dentro lo spogliatoio, deve nascere in campo, deve nascere comunque ovunque. E quindi abbiamo fatto molta, molta difficoltà. Poi dopo abbiamo avuto un momento positivo. Si pensava che quel momento lì, con quel momento lì, si riuscisse magari a venire un po' fuori dal momento, no. E poi invece abbiamo i limiti, diciamo, che c'erano, si sono ripresentati, e la stagione è andata man mano, è andata scemando un po' verso l'ottavo posto, se non sbaglio, che abbiamo fatto ottavo, nono Eh sì. posto Questa adesso. è una Comunque, curiosità che comunque, mi. Sì. Dico, no, no, questa è una. comunque, secondo me è stata una stagione, diciamo, nel complesso è stata una stagione positiva, per quanto, diciamo, positiva perché eravamo tutti nuovi. Se poi dopo dovevamo vedere la qualità dei giocatori e con che giocatori era stata costruita, sicuramente si poteva fare meglio. Una curiosità che mi volevo togliere da tanto tempo, adesso ti ho qui, quindi è una domanda che ti posso fare tranquillamente. Quello fu un gruppo costruito con tanti giocatori che avevano biennali, triennali, Sì. pochissimi annuali. Come mai tu c'avevi solo l'annuale quell'anno? Allora, quell'anno lì a me mi chiamò, mi ricordo, mi chiamò il mister Tedino, e mi disse che c'era la possibilità di fare 2 anni di contratto. Poi dopo mi chiamò il DS Federico e mi disse che o accettavo un anno oppure il Teramo andava verso un altro profilo. Io comunque ero senza squadra, comunque. Però ero legato a Mister Tedino e quindi di conseguenza ho accettato un anno. Poi dopo, ripeto, ho sempre pensato che un anno, 2 anni facesse poca differenza, nel senso che è normale che poi dopo la riconferma te la devi sudare nel campo, e quindi anche un Tu anno mi ritieni andava di bene. essertela meritata quella conferma che poi purtroppo non c'è stata però a fine anno, no? Io, come ho sempre detto ai tuoi colleghi, a tutti quanti, io non mi so giudicare, lascio giudicare voi, lascio giudicare gli altri. Io credo, perlomeno poi dopo me lo dite, me lo confermate, mi smentite voi, io credo di essermela meritata. Poi dopo è normale che la società in questo caso Teramo, ha fatto le sue scelte, ed è giusto che sia stato così per loro. A me è dispiaciuto molto perché sarei rimasto a Teramo molto molto tempo. Premesso che quel risultato sportivo di quella stagione, perdone Matteo, fu pessimo perché arrivammo ottavi prima che il campionato si fermasse, ma il trend era molto discendente, credo, ma come me lo credevano tanti altri tifosi del Teramo, che se il campionato non fosse stato interrotto probabilmente neanche avremmo centrato gli playoff. Tu hai detto Concordo con prima te. che
non si era creata quella magia nello spogliatoio. Quindi questo mi fa capire, mi fa leggere fra le righe che probabilmente non c'era gruppo in quell'insieme di uomini. Era un insieme di uomini anche importanti, chiaramente parlando, ma non ci fu mai un gruppo vero. Non lo so, un gruppo attorno al mister, No, non lo so. io ti do ragione. Tu adesso io ti parlo da giocatore verso un direttore, no? Così almeno così poi dopo tu mi dirai se sei d'accordo con me o meno. Io credo che comunque all'interno di quello spogliatoio lì eravamo tutti uomini, come tu hai detto giustamente. Eravamo tutti giocatori che sono sempre stati abituati a giocare titolari, perché bene o male, se tu vai a vedere tutti i giocatori che erano in rosa, sono sempre stati abituati ad essere, tra virgolette, protagonisti o quantomeno a giocare titolari. Quindi diciamo che per molti giocatori che non giocavano o quantomeno non erano utilizzati da titolari o con più continuità, è normale che lo storgere il naso e l'essere un po' delusi, l'essere un po' amareggiati era diciamo abbastanza palese. E quindi secondo me eravamo troppi giocatori forti che meritavano tutti di giocare e che erano tutti quanti abituati a giocare. E quindi secondo me forse se eravamo meno giocatori forti, meno giocatori di livello e qualche gregario in più, probabilmente poteva nascere un'alchimia diversa in campo, non al di fuori, perché come hai detto tu giustamente, noi eravamo tutti nuovi e eravamo tutti amici. Però Matteo, perdonami, se tu, faccio Sì. l'esempio su di te, se tu mi hai chiamato da una squadra, da una società, e sai che davanti hai due portieri dello stesso tuo livello, che tu comunque reputi Certo. importanti, eccetera, tu fai una valutazione, o non vai in quella Giusto. squadra perché dici io non, oppure siccome sei un professionista e hai anche un ingaggio misurato al tuo reale valore, ma ripeto, faccio l'esempio su di te perché tu sei qui, mi rimane più facile, cioè se tu sei un professionista, dici ok, io mi aggioco insieme agli altri, poi il mister decide, e quando devi entrare in campo dai il massimo. Poi se non sei contento, chiedi di andare via nel mercato invernale. Però sai, anche perché oggi le rose importanti in qualsiasi categoria sono fatte di tanti giocatori importanti. È impensabile che Sì. oggi si possa vincere un campionato con 11 giocatori forti, almeno ce ne vogliono 15, 16. Quindi Sì, questa sono cosa, d'accordo. insomma, non mi Ma convince. Poi comunque. ti dico, io la vedo all'interno dello spogliatoio, nel senso che tu hai detto giustamente, un giocatore prima di accettare una proposta fa delle valutazioni ed è giusto che sia così. Dopo se c'è dal momento in cui accetta, è giusto che debba accettare anche quelle che sono le conseguenze, le decisioni di un allenatore, di una società, di tante dinamiche che si possono venire a creare. Il problema è che tanti giocatori purtroppo non hanno la forza di accettare questo, o quantomeno quando vengono corteggiati ed ingaggiati, sperano e pensano di essere sempre, diciamo, titolari inamovibili. Quindi credo che magari si possono venire a riscontrare dei problemi su questo punto di vista lì. Però quello che hai detto tu, Umberto, è giustissimo, cioè è verità assoluta. Anche perché giocatore, in caso l'ha ricordato Andrea, forse tu eri uno dei pochi casi che non hai un biennale o un triennale, cioè se tu calciatore mi Certo. chiedi un biennale, quindi hai comunque come lavoratore, perché poi calciatore è anche un lavoratore, una garanzia di un Certo. contratto importante per anni, e poi è chiaro che non puoi avere, tra virgolette, il muso lungo se non giochi due partite, cioè ci sta, voglio Concordo, dire, ecco, no, solo io questo. concordo con te. No, tu hai ragione, hai perfettamente ragione, perché comunque quando tu, come dicevo prima, e anche tu l'hai detto, quando tu accetti una proposta, accetti una situazione, accetti anche quelle che sono le conseguenze di una decisione futura dell'allenatore o da parte della società. Quindi tu hai ragione. L'unica cosa, dico, avendo biennali, triennali ormai se ne vedono molto pochi, però avendo biennali, il frutto di quei biennali tu l'hai visto la stagione dopo, perché comunque la stagione passata, non questa, quella passata, il frutto di avere biennali, il frutto di avere una squadra già fatta, il frutto di avere una squadra e giocatori che si conoscevano, magari scremati di qualche giocatore, ok, hai avuto magari frutti anche avendo un bravo allenatore. Quindi diciamo io quando ho giocato contro Teramo, che ero a Castellammare di Stabia, che il Teramo ha vinto 1-0, L'anno scorso, sì. l'anno scorso io ho visto una squadra
che io mi ricordavo queste perché erano miei compagni di squadra, quindi li conoscevo e me li ricordavo, ma ho visto una squadra che si conosceva a memoria, anche magari dato dalla bravura dell'allenatore ad amalgamare tutti, però ho visto veramente un qualcosa in più a livello di gruppo, a livello di gioco e a livello anche di, come ti posso dire, di affiatamento tra compagni. Quindi il discorso di avere biennali, secondo me, mi leggo a quello che hai detto tu, è giusto accettare quelle che sono le decisioni e le conseguenze, però io credo che comunque fare un programma a lungo termine, poi dopo in anno i frutti vengono raccolti, perché si è visto l'anno scorso, quest'anno, che il Teramo ha scremato tutti e ha pochi giocatori rispetto a quelli dell'anno scorso, purtroppo si sta vedendo quanta fatica si fa a creare una quadra, una magma tra gioco, allenatore e giocatori. Una cosa che mi è sempre piaciuta di Matteo Tomei, al di là, diciamo, della bravura tecnica come portiere, è soprattutto la schiettezza, il fatto che davanti a un microfono non si è mai nascosto, ha sempre detto quello che pensa, anche questa sera mi piace molto, insomma, questa bella chiacchierata da parte un po' di tutti i protagonisti, ed è bello chiacchierare con un calciatore che davanti al microfono parla, insomma, perché è difficile trovarne, Matteo, Tu sei quasi un'eccezione. No, io dico sempre con massima umiltà, con massima schiettezza quello che penso. Io credo che è giusto dire quello che ognuno pensa, cioè, nel senso, io senza, non ho offeso nessuno, non offenderò mai nessuno, e credo di essere sempre limpido e schietto su quello che dico, e mi piace anche a me, perché comunque ci sono dei dibattiti, ci sono delle opinioni, sì, che ci si può scambiare, quindi mi piace anche a me, ma sono sempre stato così e sempre sarò così, perché non offenderò mai nessuno ad essere così, assolutamente. No, a Matteo voglio chiedere cosa ha provato quando nella partita dei playoff col Catanzaro lui non c'era quel giorno, perché è vero, sì. È chiaro, tu in quella stagione avevi fatto 30 partite su 30 prima della sospensione, no, per il coronavirus, ma sì, non aver giocato poi la partita più importante, quella che tu ti eri guadagnato sul campo, come l'hai presa? Permettetemi solo di ricordare, poi ti do la parola, Matteo, che fu una questione contrattuale, nel senso che era a cavallo del 30 giugno e bisognava andare con una deroga, con un accordo tra le parti, mi sembra, vero, esatto, Matteo? Qualcosa del genere. Giustissimo. Io in quel periodo lì, appunto, si stava dialogando con la società per avere un rinnovo che, ripeto, poi dopo sarete voi o saranno tutti quanti a giudicare se me lo meritavo o non me lo meritavo. E la società ha fatto le sue scelte, quindi di conseguenza non mi fece far parte di quella partita. Fece far parte di quella partita un altro ragazzo, che è Florio, che giocò e poi dopo se ne andò e non fu fatto il contratto a lui, quindi di conseguenza quella partita io un po' mi è dispiaciuto molto. Io ho fatto tante sì che non l'ho neanche guardata io quella partita, perché era troppo, mi faceva male vedere i miei compagni e non essere lì con loro in una partita così importante. Quindi io di solo il risultato ero molto dispiaciuto, perché comunque mi avrebbe fatto piacere. Una partita l'hai interpretata come una mancanza di rispetto nei tuoi confronti, nel senso che per un anno intero sei stato lì e eri il titolare. Allora ti dico, mancanza di rispetto no, nel senso che è giusto che le società, è giusto che la proprietà abbia fatto le sue considerazioni e abbia fatto le sue scelte. Io rispetto no, assolutamente. Mi è solo dispiaciuto non far parte di quella partita, perché me l'ero guadagnata. Poi dopo è normale che non l'ho rispettata, non l'ho condivisa, perché è giusto rispettare le scelte, però purtroppo non l'ho condivisa e non la condivido neanche adesso, perché una partita non cambiava nulla. Poi dopo ci si poteva sedere al tavolino e parlare di altro. Però va bene così, le società è giusto che facciano le loro scelte e come dicevo e come ha detto bene prima Umberto, quando le società devono fanno le scelte bisogna rispettarle, possono essere condivise però bisogna comportarsi sempre da professionista, e quindi va bene così, è andata, mi è dispiaciuto molto, questo sì. Perché a lui era stato prospettato un rinnovo per un anno, come da Chioccia se non vado errato, per poi entrare
all'interno della società e avere un ruolo, non ha specificato quale, se fosse quello di preparatore dei portieri o qualcosa del genere. Certo. Che però arrivato a un certo punto la società si era tirata indietro. Quindi... Assolutamente. Beh, io ti dico, a me la proposta di rinnovo, il direttore sportivo Iaconi me l'ha proposta. Lo dico tanto alla fine, sempre se schietto e sincero, eravamo in macchina assieme e lo accompagnai, però io avevo l'appartamento a Giulianova, lui abitava a Giulianova, quindi di conseguenza lo accompagnai a casa e mi disse in macchina cosa avevo intenzione di fare e io gli ho detto: "Guarda, direttore, io sarei contento di rimanere", ed era novembre ancora, "sarei contento di rimanere, mi piacerebbe rinnovare e quant'altro", e lui fa: "Ok, va bene Matteo, adesso ci sediamo a tavolino e ne parliamo", poi dopo non si è fatto più questo discorso. Poi dopo si arrivò alla fine, man mano io comunque col direttore ci parlavo e quant'altro, e lui mi diceva: "Dove vuoi andare? Tu farai il preparatore qui, tu il tuo futuro è qui e quant'altro", e io ero molto contento. Poi dopo, ripeto, magari la mia proposta, io volevo un biennale perché poi dopo loro comunque con il biennale che gli avevo, diciamo, proposto io, il mio biennale, la mia proposta di contratto biennale era perché poi dopo, come dicevi tu, dovevo far parte di una dovevo far parte della società, dovevo far parte dentro l'aspetto tecnico, quindi di conseguenza la mia proposta biennale era per quel motivo lì. Poi dopo loro giustamente hanno fatto le loro valutazioni, causa Covid, causa un sacco di cose, hanno fatto le loro valutazioni e è andata a finire che io praticamente ho dovuto cambiare casacca, sono dovuto andare via da Teramo, ma ripeto, con molto rispetto sono andato via e va bene così. Mi è dispiaciuto molto, però non ci si può fare niente, questo è il calcio, tutto insegna, eh sì. Tutto insegna.